Buongiorno, siamo qui con Loretta Napoleoni. Alcune domande per la nostra Web TV del Politecnico di Torino. Perché sarebbe importante, secondo lei, che i giovani comprassero e leggessero il suo ultimo libro, La Morsa? Ma sarebbe importante per fargli capire quello che in realtà è successo, perché alla fine i giovani saranno le vittime di questa politica portata avanti dal presidente Bush dopo l'11 settembre, una politica deflazionista per finanziare la guerra contro il terrorismo. Bush ha tagliato i tassi di interesse, che ha gonfiato la bolla finanziaria a dismisura fino a quando è esplosa nel settembre del 2008. Oggi i governi spendono i soldi dei nostri genitori, i soldi nostri ed anche i soldi dei giovani per poter arginare la crisi. Quindi i giovani alla fine saranno le vittime, perché dovranno pagare gli errori commessi dai loro nonni e dai loro genitori. Il mio libro tratta di un tema specifico, e cioè di quel settore di enorme importanza, ma che è un settore del sistema finanziario, che sono gli investitori istituzionali. Però per spiegare il ruolo nell'economia finanziaria globale di questi che si chiamano investitori istituzionali, ho dovuto anche spiegare com'è costituito, come si è sviluppato negli ultimi 30 anni il sistema finanziario. E per questi giovani che futuro c'è davanti? Secondo la sua esperienza, che cosa ci aspetta, cosa dobbiamo fronteggiare? Il futuro è molto difficile per i giovani, ci sarà sicuramente ancora più disoccupazione, specialmente legata a questa crisi, un'ulteriore istituzionalizzazione del precariato, che è la più grossa piaga dei giovani moderni, l'impossibilità di riuscire ad avere un lavoro per la vita, un lavoro sicuro, ma anche tutta quanta l'assistenza sociale legata al lavoro. Ecco, io credo che questa è una situazione che peggiorerà, a meno che naturalmente i giovani non decidono di ribellarsi e chiedono un cambiamento politico radicale, perché i soldi in realtà ci sono e che non vengono spesi nel modo giusto. Dopo i 25 e i 30 anni, negli uomini politici, negli economisti riescono a impossessarsi di un'idea nuova, e allora io penso che bisognerebbe investire molto sui ventenni. E visto che noi siamo una Web TV universitaria, parliamo un attimo di università. L'università oggi può ancora rivestire un ruolo importante o decisivo per uscire da questa crisi? No. L'università non dà quel tipo di sbocchi che si sperava potesse dare 20 anni fa. Al contrario, io direi che molto spesso l'università diventa un parcheggio dove i giovani finiscono per illudersi che una volta fino all'università riusciranno ad avere il lavoro che loro sognano. Quindi spesso magari conviene inventarsi qualcosa piuttosto che andare all'università e perdere quegli anni, non dal punto di vista, diciamo, intellettuale, perché sicuramente è fantastico andare all'università e è fantastico imparare, però perdere quegli anni dal punto di vista proprio lavorativo, di esperienza, anche lì ci vuole una riforma. Cioè una riforma che faccia dell'università un canale attraverso il quale poi si può trovare il lavoro, non un parcheggio per evitare la pressione dell'occupazione per 4, 5, 6 anni a seconda di quanto poi i giovani rimangono all'università. L'università come istituzione dovrebbe avere due funzioni fondamentali. La prima è quella di sviluppare nei giovani un pensiero critico, un pensiero che sa distaccarsi dal quotidiano, dalle verità troppo esibite dei media. La seconda funzione è ovviamente quella di formare giovani capaci di fare ricerca, di sviluppare competenze professionali sofisticate e complesse. Oso dire che negli ultimi decenni, non soltanto nel nostro paese, l'università è venuta meno, non soltanto per causa propria, hanno ambedue le funzioni. L'economia fa parte degli effetti speciali di Hollywood. C'è oggi la crisi, domani non c'è, e via dicendo. Quindi
Quindi l'intervento che farò oggi è purtroppo sul fatto che la crisi c'è da tanto tempo e ci sarà ancora per molto tempo. Stato si può anche dire, ma in fondo noi ce la caveremo abbastanza bene, crisi o non crisi, tutto sommato abbiamo le nostre belle case, i tre pasti al giorno non ci mancano, le nostre belle automobili ce le possiamo permettere, perché dobbiamo preoccuparci più di tanto? Ma il fatto è che quei problemi arrivano poi anche nelle nostre case, sono già arrivati da un tempo, da molto tempo nelle case degli americani. Bisogna ripristinare le regole, anzitutto, e poi bisogna introdurre nuove regole per mettere in qualche modo una briglia alle nuove tecnologie finanziarie. Bisogna riformare Wall Street, Piazza Affari e via dicendo. Allora, per concludere, tutto questo si può fare, però deve venire da voi. Cioè, i politici sicuramente una decisione di questo tipo non la prenderanno, perché ci sono troppe relazioni tra l'alta finanza e il mondo della politica e del cielo. Però una esigenza di chiarezza, una domanda da parte dell'elettorato, facciamo chiarezza, diteci la verità, e sulla base di questa verità cambiamo la situazione come deve essere cambiata, questo sicuramente si può fare, però non vi aspettate che venga dall'alto, deve venire dal basso, e quindi